Vorrei chiamare sul palco, se io sono Chip, lui è Chop, solo perché è più grande, l'altro Marco della scuola, uno dei due, il Tadolini, quello che io chiamo il decano. Lui si arrabbia, ma gli tocca, perché è quello che c'era quando nel 1986 nacque la scuola, l'associazione nacque più tardi, ma lui c'era già. Io sono arrivato dopo, facevo l'obiettore civile, facevo il bidello della scuola. Adesso faccio il bidello della scuola, però con responsabilità legale, non è meglio. Se c'è qualcuno che vuole fare il presidente, alzi la mano che cedo immediatamente, facciamo l'assemblea, facciamo subito. Quindi cedo la parola a Marco e poi dopo la riprendo per ripresentare il gruppo. Marco Tadolini. Buonasera, lui mi chiama sempre il decano, un termine molto clericale. Comunque, siccome Santa Madre Chiesa ne sa sempre una più del diavolo, accettiamolo con affetto. E i mantici, come mai abbiamo avuto questa voglia, desiderio di fare questa riflessione a 31 anni dall'inizio della scuola sui mantici? Se ci pensiamo bene, dopo un secondo dal parto, già percepiamo cosa sono i mantici. La nostra respirazione, il nostro apparato polmonare è il mantice primordiale con il quale veniamo a contatto. Da questa intuizione sono sviluppate tecnologie fino a quelle sofisticate. Tutti noi ci ricordiamo gli attizzatoi per far funzionare, per far dare aria ai camini. I mantici hanno alimentato le grandi fonderie, le forge, i magli delle grandi fonderie delle nostre montagne. E fino alle modernissime tecnologie dell'aria compressa, ma nella musica i mantici hanno sempre avuto un ruolo importante, da quelli naturali, le guance del suonatore di Launeddas, la sacca dello Zampognaro, fino appunto alla progettazione e costruzione di questi strumenti. Io provengo in questo momento dalla visione di questo film documentario meraviglioso sulla storia del nostro ballo popolare appenninico. E quando ero ragazzino, passavo parecchi mesi all'anno, ma ragazzino molto, proprio avevo 3-4 anni, in un incantevole paesino dell'Appennino bolognese che si chiama Castelluccio delle Alpi. Io avevo una casetta in una frazioncina che si chiamava Pennola. Tutte le domeniche mattina andavamo a messa con mamma, che era giovane, ci portava a messa. Il parroco ci aveva Don Gratusa. Lo chiamavano Gratugia perché era famoso per essere particolarmente avaro e tirchio, per cui lo chiamavano Gratugia. E lui, mi ricordo, vedete cosa c'entra con i mantici, in questo grande organo a canne che ancora è nella chiesa parrocchiale di Castelluccio, il parroco Don Gratugia tutte le domeniche beccava 2 o 3 ragazzotti, non io che ero troppo piccolo, 2 o 3 ragazzotti del paese e li metteva a manticiare, a pompare l'aria. Un organo a canne che fino a pochi anni fa, io parlo di 57 anni fa, funzionava a mantice. Il mantice trae origine dal nostro respiro primordiale, si sviluppa nelle tecnologie e nella musica. Bene, 31 anni fa, nel costruire questa scuola, i mantici già ci affascinavano. Ci affascinavano perché noi abbiamo avuto terra fertile. In Romagna la storia delle fisarmoniche ha accompagnato il ballo popolare più o meno raffinato da sempre, dalle aie alle balere. Poi, come abbiamo scritto nella locandina, chi di noi non si ricorda le fotografie suggestive degli immigranti, quando noi eravamo gli immigranti di massa seduti sulle proprie fisarmoniche che aspettano la nave per le Americhe o i treni per il Belgio, la Svizzera e la Germania. Questi pochi appunti che abbiamo messo nella locandina proprio per introdurre questi due concerti che ci sono stati. 31 anni fa chiamammo Riccardo Tesi. Riccardo Tesi era allora un protagonista, il più importante protagonista della riscoperta e rilancio dell'organetto in Italia, ma già da allora non era solo un bravissimo esecutore, era già un arrangiatore, un compositore, e Riccardo Tesi ebbe la pazienza e la bravura di mettere di coinvolgere tante persone diverse nelle proprie abilità e di mettere insieme, a seconda delle varie timbriche, per ragazzi dai più giovani ai meno giovani che suonavano strumenti di diversissimo tipo. E Riccardo Tesi ebbe il genio, oltre che la bravura e la pazienza di sopportarci, anche di farci conoscere organettisti, non solo lui, ma organettisti che provenivano veramente da tutte le parti. Ricordo con molto affetto un concerto, una grandissima festa nella casa dove abitavamo Bertinoro, con 3 personaggi
che ricordiamo veramente con i lucciconi, Marc Perrone che veniva dalla Francia, Kilpatrick che veniva dall'Inghilterra e Kepa Junkera che veniva dai Paesi Baschi. Già allora Riccardo ci metteva a conoscenza di questi grandissimi interpreti della musica eseguita con l'organetto e per organetto. Quindi ci ha fatto riscoprire, riamare e reintrodurre nella nostra zona questa nonna della fisarmonica che poi ha avuto un successo veramente, voglio dire, strepitoso. Sono stati tantissimi ragazzi, ragazzi più o meno ragazzi, che in questi anni hanno poi suonato l'organetto e parlavamo con Marco l'altro giorno, vediamo spesso dei ragazzi e delle ragazze venire qui e suonare che neanche più conosciamo. E, bene, la serata di questa sera ci farà vedere cosa ha fatto Riccardo Tesi in 30 anni, ve lo dirà lui, ma ha fatto veramente di tutto. Composizioni di altissimo livello che oggi vengono eseguite da grandi orchestre e continua a collaborare e a coinvolgere personaggi di altissima caratura e il quartetto Samurai ne sarà una dimostrazione. Vi salutiamo e ringraziandovi di cuore della vostra partecipazione, sperando e sicure che la serata sarà molto molto fertile. Grazie Martino. Per cui, senza altro mettere tempo in mezzo, Marco Lepista dalla Finlandia, Simone Bottasso dal Piemonte, David Munnelin dall'Irlanda e Riccardo Tesi, ovvero Accordion Samurai. Io li aspetto qui sul palco, li voglio vedere da vicino, li voglio anche toccare. Sempre che arrivano, se la tirano un po', da parte sono i samurai, eccoli. Allora c'è una cosa da dire e da fare, prima. Allora, noi vogliamo molto bene i musicisti, rispettiamo tutte le loro volontà. E poi rispettiamo anche e omaggiamo le persone importanti. Allora, ieri sera, chi era di voi che era qui ieri sera? Un po' c'era, no? Allora, Ciuma si è lamentato che per tutto il festival di ieri sera, anche per tutto il suo concerto, per tutti i giorni prima, per le settimane di distribuzione del materiale, le pagine su Facebook, non ne poteva più di vedere il suo faccione lassù anche ieri sera. Noi gli piace, fa molto piacere. Li ascoltiamo i musicisti, soprattutto li ascoltiamo, voglio dire. E poi in realtà abbiamo pensato, ma se questa personalità è importante, noi non l'abbiamo omaggiata come si deve. Per cui abbiamo pensato ieri sera, alle 3 di notte alla pizzeria, forse c'era un po' di fumi di alcol in mezzo, ma va bene, comunque stanchezza, che era giusto, si doveva fare qualcosa. Per cui abbiamo deciso stanotte di cambiare l'immagine ufficiale e il titolo del 23esimo Festival di Musica Popolare. Quindi, se Guido proietta la nuova immagine del 23esimo Festival di Musica Popolare, ce l'ha quasi fatta, eccola! Allora, per le prossime ore e mezza il Festival di Musica Popolare si chiamerà 23esimo Festival di Musica Popolare Riccardo Tesi, il babbo dei mantici. Buona serata con gli Accordi al Samurai. Grazie di cuore a tutti gli organizzatori a questo bellissimo festival, all'ingegnere del suono, alla scuola di Forlì Popoli che è unica veramente, non ce ne sono altre così. Vi salutiamo con una tarantella colorata dedicata a uno dei più grandi interpreti di tarantella, Bob Marley. E che dire, Simone Bottasso, Marco Lepiste, Dave Manelli.
il maestro Riccardo Tesi. Okay.